Eh sì, ho fatto tanti soldi anche perché ho l'amuleto che adesso mi fa droppare più Sì, soldi mentre giusto. combatto, quindi. Quindi questa è la grotta, ma è bellissima tra l'altro. So desu. Sì. Daijoubu, Niente daijoubu. paura, ce ne occuperemo Kore io, ga Nowa mon. e Marisa. Non è che hai Watashi no mondo dimenticato che desu. faccio parte anch'io di questa squadra di soccorso? Atashi mo Sono iru così yo. veloce che forse non mi hai notata. Sore yori, Stiamo perdendo ora. tempo, andiamo. Ora scheggiamo veloci come il vento. Ecco, vedi, anche qui si può salvare. Oddio, è il bambino? Ma tu... Oh no, ora è una trappola. Oddio, ci sono gli Ancora. sbuffi d'aria come in Final Fantasy VII. Cos'è? Laggiù. Ora si gira ed è un mostro. Bambino del villaggio. Ah, Rudy, ho avuto tanta paura. Non preoccuparti, Jas, sei al sicuro adesso. Che sollievo. Ma c'è un altro, c'è il suo fratello però. Dove sono gli altri? Non lo so, signore, ci siamo separati mentre fuggivamo. Va bene, troveremo anche gli altri tre. Ah, ok, ora devo girare per tutta la caverna a cercare gli altri tre. Forza allora, ok. Devo trovare gli altri tre bambini. Ecco. Qui ora mi spiega, esatto. Ma che... Non riesco a muovermi. Resta calmo, Nowa. Sposto il corpo a destra e a sinistra con più enfasi possibile e ti libererai. Ecco. Oh, avevi ragione. Sai, è stato quasi divertente. Smettila di perdere tempo, Nowa. Ecco, ti hanno spiegato che se passi con gli sbuffi d'aria, praticamente lo prendi nel culo. Allora, ne mancano altri tre. Quindi qua non c'è nulla. Poi qui c'è l'uforziere. Ah, qui c'è un bambino. Laggiù. Quanto sono felice che stai bene. Ecco, ora sicuramente il fratello di Rudy sarà stato preso dal mostro. Sei al sicuro. E siamo a due. Dai, troviamo gli altri. Non c'è più spazio nella borsa. Oh, incredibile. Ok. Sharp antiparalisi. Vabbè, immaginavo una cosa del genere. Quindi vuol dire che qui ci sarà un nemico che fa paralisi. Per forza. Sicuro. Minchia, ho lo zaino pieno e ho lo zaino pieno di robe in realtà buone. Niente, questo lo devo scartare. Questo pure. Vabbè. Dovrebbe esserci l'altro bambino? Vedo qualcuno laggiù. Eccolo. E poi sicuramente appena dobbiamo trovare l'ultimo c'è la boss fight. Arlo. Ho avuto tanta paura, Rudy. Adesso sei al sicuro. Il mio fratellino è con te? Thomas, no, è andato più in fondo alla grotta e... eccoci. Ma laggiù c'è un mostro proprio spaventoso. Non ha possibilità contro di noi. Quindi manca un bambino. Sì. Sono sicuro che tuo fratellino sta bene, amico. Ok, ora manca l'ultimo. E ovviamente, nel momento in cui dobbiamo cercare l'ultimo, boss fight. Esatto, e siamo nella parte finale. Oddio, no, 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 non volevo fare questo. Minerale di platino, e qui cosa c'è? Benda per occhio. Forse aumenta i critici la benda per occhio, perché con la scusa che guardi con un occhio solo... Ah no, aumenta la precisione, vedi? Benda che copre un occhio, aumenta la precisione. Questa meccanica è tipica... In questi giochi così. Ah, c'è un altro salvataggio. Niente, è impazzito di nuovo il pad. In maniera molto evidente, tra l'altro. E allora, a destra si va verso la boss fight, mentre invece a sinistra è per tornare indietro, in teoria, perché quello è il corridoio. Sì, quindi dobbiamo andare di qua.
E qua c'è la boss fight, easy. Proprio arena da boss fight, proprio palese palese. Sono solo io che inizio a sentire freddo? State in guardia, piccoletti. Se avete paura, nascondetevi dietro di me. Ecco. Poffete. Oddio, è un lupo gigante. Un cerbero gigante di ghiaccio. Incatenato, pazzesco. Ma dov'è mio fratello? Quella cosa... Oddio. Guarda come ci va lui, Fier. Non pensarlo neanche per un secondo. Bellissimo però sto boss. Esteticamente è fighissimo. Espediente, caduta di ghiaccioli giganti. In questa battaglia possiamo un espediente... Ah, forse per addormentare le teste. Perché vediamo caduta di ghiaccioli. Rilascia ghiacciolo sul nemico infliggendo danni. Il ghiacciolo riappare dopo vari turni. Ah, però posso farlo colpire... Cioè, posso colpirlo solo con... Mi sa con personaggi ranged. Perché giustamente ci hanno pensato. Minchia. Ferrir, tra l'altro, si chiama. Proprio nome classico di un canide. Allora, io invece faccio difesa. Poi tu pioggia di spade. Tu puoi lentiruniche, non hai armatura, quindi va bene. Tu invece l'espediente lo puoi fare, vero? Sì, perché tu hai gli attacchi ranged. Anche tu lo puoi fare perché hai gli attacchi ranged in realtà. Però tu fai... Ah, vero, lei ho cambiato la runa adesso. Va bene, andiamo così. Bello. Tra l'altro ha una testa che sta dormendo. Penso che si sveglierà poi dopo. Quando entrerà nella fase più aggressiva. Allora, se lo attacco singolarmente, in teoria dovrei fare più danni. Ok. Minchia, crollo di ghiaccio. Minchia. Giustamente Nova subisce molti più danni. Però ne fa anche molti di più. E ora si sveglia l'altra testa e via verso nuove avventure. Quindi vuol dire che siamo già in seconda fase? Che ha pochi HP, sia Isha che Nova, quindi in realtà posso fare così. Esatto, così ci curiamo. Arigato! Vedi, questo è danno magico, perché faccio molti meno danni. Cioè, viene considerato come danno magico. Aia. Come ti permetti?
Ah, non gli fa danni a fine turno con la magia oscura? Allora, tu vai di difendi e rispondi. Ok. Lui col fatto che ha speed down è buona sta cosa. Vedi, qua faccio molti più danni. Io mi curo tutti nel frattempo. Easy. Danza dell'ancora. Gli ha tolto due. Vai, counter. Bello. Godus. Ok, qua facciamo così. Lui praticamente ha crollo di ghiaccio che attacca dietro e respiro di Cocito che attacca davanti. Però vedi, fa pochi attacchi fisici sto pezzente, quindi tanto vale che con Rain attacchiamo. No. E Nova però così rimane con poca vita. Vediamo, casomai lo resuscitiamo. Tanto ce l'abbiamo la possibilità di farlo resuscitare. Vedi, almeno 146. Tanto lei subisce pochi danni comunque. A due. Ecco, ora mi ha fatto gli attacchi fisici. Ora che non ho fatto la difesa, ovviamente. Che bella l'intelligenza artificiale. Oh, è ricresciuto. Evocazione esercito redivivi? What? Ho schivato. Ok. Poi gli facciamo cadere il coso in testa. Cioè, levo quanto il coso. Quanto la stalattite con Nova. Oddio. Minchia. Minchium. Però HP gialli, dai, non dovrebbe mancare troppo. Minchia, 9 HP sono rimasti. Gli altri quanti HP hanno? Allora, facciamo così e recuperiamo HP con Zane. Gli altri sono 129, 131. Però Reina comunque può resistere tranquillamente. Potrei curare Maxim, però no, nel caso lo resuscitiamo. Che mi conviene di più.
Levo anche di più, tra l'altro. Però lui attacca tre volte. Minchia, e lei cura dopo, quindi... Aia. Va bene. Va bene. Minchia, però c'è il terzo attacco. Brava. Brava, Reina. È alla passiva che si diverte davanti. Ok. HP rossi. Va bene, è morto, dai. Ce l'abbiamo fatta. Senza far morire nessuno, tra l'altro, quindi l'abbiamo gestita molto bene. Qui però lui attacca... è veloce, quindi dobbiamo fare attenzione. Quindi con lei dobbiamo subito fare... Ecco, 500 HP a tutti gli alleati. E tu qui fai questo. Bene. Madonna, quello è un carro armato. Morto. Easy, dai. Cosa mi dai? Runa della distruzione dell'armatura. Un botto di soldi. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ma dov'è? Oh no. Ti prego, non fare che sia troppo tardi. Eccolo! Oni-chan! Thomas-chan! Ah, non è un personaggio suo fratello. Sì, ma basta con queste cose che vibrano. Non si legge un cazzo. Stai bene davvero. L'abbiamo trovato! Urrà! Ora siamo tutti più tranquilli. Quindi questo è l'ultimo bambino ribelle, eh? Esatto. Bene. Ok. Abbiamo preso anche tutti i tesori già, quindi siamo a posto. L'unica cosa che effettivamente potrei farmare sono gli elmi da quei colossi di ghiaccio, che sono degli ottimi elmi, però come potrò sdebitarmi? Farò qualsiasi cosa, basta dirlo. Dammi 10.000 euro. Non è necessario, lo avrebbe fatto chiunque. Grazie, signorina guardiana. Grazie, signorina guardiana. C'è solo a lei che ringrazio. Niente. Io che ho fatto più danni, no, niente. Vabbè. Ma certo, di niente. Niente, zero riconoscenza per me, come sempre. Non sono per niente abituato a questo genere di cose. Ah, uno che si è ricordato di me. Grazie, Nova. Sì, grazie, signore. Oh no, ha skippato il dialogo. Sicuramente il generale Electra l'avrebbe permesso. E perché l'impero vuole attaccarci, giusto? Beh, so che non potrò sdebitarmi per ciò che avete fatto, ma voglio aiutarvi ad affrontarli. Ecco, è Rudy reclutato. Dai, soldato corona bianca. Guarda che bello con le accette, fiero. Te ne saremmo grati, grazie. È per questo che c'è un esercito dall'altra parte del valico di montagna? Perché ci stanno per attaccare? Un attimo. C'è un esercito al valico di montagna? Il mercante ha detto di averlo visto lì. Ha detto di avergli mostrato le sue merci e che hanno provato a imprigionarlo. Penso sia accaduto proprio ieri. Può significare solo una cosa. Che guerra. Ragazzi, questa zuppa è incredibile, ti scalda fino alle ossa. Ne prendo un'altra. Ne hai già mangiate tre. Minchia. Madonna mia, un lupo. Sarà meglio tornare velocemente ad Abraba. Se l'esercito dell'impero si trova sul lato opposto del valico, probabilmente è pronto per attaccare. Ottima osservazione, ce ne andiamo subito. Quindi in teoria ci sarebbe la battaglia campale, forse. La prossima battaglia campale, però vabbè. La faremo poi la prossima volta. Anche perché già è mezzanotte. E poi voglio finire di reclutare. Se ovviamente posso reclutare. Okay. Perché ovviamente possiamo reclutare. Allora, salviamo su un altro slot. Semplicemente perché questa boss fight comunque è carina. Ovviamente non che la debba rifare, però. Diciamo che salviamo negli slot più favorevoli a tutti. Ok, sì, possiamo andare. Così. Madonna, se gli riuscissi a dare anche la runa Berserker, penso che sfonda il monitor.
Però lo dovrei tenere in prima fila e quindi sarebbe più rischioso giocarlo. Vi sono molto riconoscente per aver aiutato il villaggio in un momento di bisogno. Non serve ringraziarci, ci siamo offerti noi. Esattamente. Già, non pensarci, Max. Non hai un generale super freddo a cui devi fare rapporto. Mi hai parlato per tutto il tempo durante il viaggio. Oh. Sì, certo. Anche solo vedere un accenno di sorriso su quel volto freddo sarebbe una ricompensa più preziosa di qualsiasi tesoro. Ah, quindi Ship Maximilian Electra? Davvero? Pensavo che soprattutto tu avresti compreso, Noah. A ogni modo, ti assicuro che arriverà presto il giorno in cui accadrà. È l'amore che trasforma i ragazzi in uomini. Se lo dici tu. Eh? Sta arrivando qualcuno. Ah, è lei. Ecco, qui ci sono problemi. Che succede, Neil? Yharnam è in pericolo. Cosa? Ecco, forse il riferimento dei soldati che si trovano oltre la montagna. Ok, che sta succedendo? Abbiamo appena ricevuto notizie riguardanti strani avvenimenti nel grande bosco fuori da Yharnam. Ah, i re di vivi, forse. Un'invasione imperiale? Non è ancora stato avvistato alcun esercito, ma si dice che le creature della foresta stiano fuggendo in massa dai boschi. È proprio strano che questa cosa sia collegata a quel tipo, al re dei redivivi? Oh, ma questa è follia. Non solo non c'è traccia dell'esercito di Kenan, ma quello di Eucilis era partito prima di loro e deve ancora arrivare. Cosa facciamo? Invio subito delle truppe per indagare. Grazie. Noi torneremo subito lì. Siamo in una corsa contro il tempo, di nuovo. Maxim, metto te al comando. Guida le tue truppe verso Yharnam e collabora con i coraggiosi guerrieri dei guardiani. Sì, generale. No, no. Non posso... No, non lo permetterò, assolutamente no. Maestà? Non se ne parla. Per quanto ne sappiamo, questa potrebbe essere una specie di distrazione dell'impero. I nostri alleati della Lega delle Nazioni devono ancora arrivare. Io non posso perdere neanche un soldato della difesa di Agrabah. Questo è un ordine, generale. Un attimo, però... Con tutto il rispetto, maestà, i guardiani sono degli alleati importanti. Lo dobbiamo a loro, a noi stessi, e di... Da quanto è compito tu decidere quello che è meglio per questo regno? Vuoi ignorare la mia decisione? Quanta impudenza! Sto pensando di sollevarti dall'incarico. Ecco qua. Il gorudo della situazione, praticamente, Sallas. Quindi ora sì, ora avrà praticamente la rivolta in casa, tutti quanti che si rifiutano... lo spodestiamo e via. Mi perdoni, maestà. Esattamente. Ho parlato senza pensare. Gli mandano i carabinieri in casa ed è finita. Maledizione, dove sono quei rinforzi? Non capiscono che la Lega delle Nazioni è in pericolo. Sì, ma tu stai parlando del tuo regno, non della Lega delle Nazioni. Ok, e adesso che facciamo? Generale Electra, mi oppongo. Il re ha parlato e noi rispetteremo i suoi ordini. Chiedo scusa, nobili guerrieri guardiani, ma non possiamo mandarvi dei rinforzi. Andiamocene di qui, Nova. Ti seguo. Generale, stiamo andando a Yharnam. Quando Periel arriverà, potresti spiegare la situazione? Certo. Spero che tutti gli abitanti del villaggio siano al sicuro. Lo speriamo anche noi. Staranno bene. Non permetterò a nessuno di toccare il mio villaggio nemmeno con un dito. Ok, quindi qua se n'è andato ovviamente Maximilian. Quindi rimettiamo Marisa. E... Ah, giusto, dobbiamo reintegrare Neil nel party perché giustamente se n'era andato. Uno o più membri del gruppo non possono essere compagni. Ah, sì, perché c'è Rudy. Te Rudy, vaffanculo. Così, giusto per... Generale Electra, io... Non posso disobbedire a un ordine reale, Maxim. Ho le mani legate. E poi, forse Re Sallas non ha neanche torto. Questa potrebbe davvero essere una manovra diversiva. Dicono che sia stato un attacco a sorpresa della legione di Aldric a segnare il destino di Eltis Wise. Se Noristar dovesse cadere prima che i nostri alleati riescano a radunarsi in sua difesa...
La Lega delle Nazioni crollerebbe e in molti ne soffrirebbero le conseguenze. Non voglio che ciò accada. Io e l'esercito serviamo la gente. Non posso compromettere ciò per disobbedire a un ordine. Continuerò a seguire i miei principi. Capisco, generale. Grazie per quello che hai fatto per Skris e per le informazioni sull'esercito. Anche se non posso mobilitare le nostre truppe, non ti ho revocato il comando. Assicurati che i tuoi compagni siano pronti a muoversi non appena ti do l'ordine. Certo, generale. È diventato capodanno? Come... ci sarà qualche compleanno di qualche galeotto, come succede a volte da me, che sparano le bombe appena fa mezzanotte. E comunque, cosa vuol dire strani avvenimenti? Vuol dire che sarà meglio tornare indietro e vederlo coi nostri occhi. Speriamo di essere ancora in tempo. Ce la faremo. Dobbiamo farcela. Adesso andiamo. Giusto. Ok, quindi in teoria dobbiamo ritornare lì indietro, ma oddio, no, tu non sei nessuno, non pensavo tipo di poterti parlare. Sembra tutto normale. Potremmo essere arrivati in tempo, andiamo dal Gran Sacerdote. Oppure ora forse non c'è nessuno, è tutto distrutto già. Terzo piano. Anche la trama è bella, vedete, c'è tutti sti intrighi, tutte ste robe. Wave. Marisa, Nova, siete tornati. Abbiamo sentito che stanno accadendo dei fatti strani. Avete capito cosa sta succedendo? No. Le cose continuano a peggiorare. Avevo mandato alcune pattuglie, ma non sono ancora tornate. E una di quelle squadre era formata da veterani di guerra. Non sono tipi facili da eliminare. Chi sarà l'artefice di tutto questo? Sarà quel re scheletro, giusto? Lui e il suo esercito dei redi vivi o qualcosa del genere, no? Oh? Quel rumore. Ah, le rovine runiche può essere. Neil, che succede? Cos'è stato? Loro non avevano le rovine runiche lì all'interno. Ah no, invece sono gli zombie. I redi vivi. Un esercito di redi vivi, però. Madonna, quanti cazzo sono. Oddio, ma è Necklord, veramente. La magia di occultamento non durerà ancora per molto. Presto sapranno cosa sta succedendo. Ma non importa, abbiamo i numeri che ci servono. I miei cadaveri senza anima occuperanno questo posto e ruberanno il sostanziamento ai vivi. Di Rad, la lente esige un pagamento fatto con il sangue. È mio dovere e piacere fare in modo che ciò accada. E così sarà. E quella zoccola sempre lì che... Madonna mia.